Ciao ragazzi, bentornati nel canale. In questo video vi faccio vedere nel dettaglio l'ultima versione del sistema di raffreddamento Scolopendra. L'ho chiamato Scolopendra Evoluzione Finale, quindi in codice diventa SFEVO. Ora qua potete vedere la versione con le ali. Per chi non la conosce può andarsi a vedere i video vecchi. E qui c'è la nuova versione completamente ventolata. Ora di questa nuova versione ne ho fatte due versioni. Allora, una per le 3D V6, perché ne ho tre. È quello che attualmente ho installato su tutte le stampanti. E poi, siccome ho anche la versione E3D V5, ne ho tre pezzi, mi sono creato l'equivalente. Visto che c'ero, dato che l'E3D V5 è la versione montata sulla i3 Mega, ho fatto i fori di fissaggio validi per la i3 Mega. Ora diamo un'occhiata meglio a questi due. Allora, è un monoblocco, va stampato in ABS o PETG, per un discorso che se no qua vicino alla testina vi si deforma, vi si squaglia. Lo potete stampare senza supporti. Io suggerisco un layer 02 e un infill tra il 20 e il 30% e due perimetri per i muri. Ora l'estrusore, una volta montato, è così. Ha bisogno di un leggero spazio dietro per poter sfogare l'aria del raffreddamento, e quindi va montato con un distanziale. Allora qua ho pensato un po' di roba, alla fine la cosa più semplice è fare un distanziale di questo tipo, con anche la fessura in mezzo per poter far passare i cavi. Qui si infila il tubo, qua escono i cavi, li collegate insieme e diventano un corpo unico. La distanza minima sono 8 mm, però tra i disegni trovate anche da 10 e da 12 mm, in maniera da poter essere adattabile. Ora, se questo è il carrello, viene montato così. Questo spazio qua è sufficiente a farlo raffreddare, a far uscire l'aria. Qui avete due asole che dovrebbero adattarsi alla gran parte dei fori che trovate sui carrelli. Ovviamente questa soluzione vi andrà a rubare un po' in altezza, probabilmente. Dovete un po' valutare voi. In ogni caso, questo è un semplice distanziale, potete disegnarvene voi uno
che si adatta maggiormente al vostro carrello, copiando questo. Anche nel caso voi magari usiate i sensori per il bed, per l'auto leveling, allora io non li uso perché secondo me sono più problematici, creano più problemi che risolverli. Però non voglio entrare in questo discorso. In ogni caso, per chi magari usasse il sensore per il bed, in questo spazio di distanziamento dal carrello può fare il suo adattatore sul quale monta il sensore per il bed, dietro l'estrusore, praticamente. Ora, per l'utilizzo, allora iniziamo col dire che non serve tutta la potenza della ventola. Allora io questa ventola frontale la setto tra i 180 e i 200 dentro il firmware. Il valore che potete mettere nel firmware va da 0 a 255. Io la setto intorno tra i 180 e i 200, dipende dal tipo di ventola. Se è una che gira molto veloce, quelle che hanno tante alette, metto 180. Se è una di queste che ha 7 alette, uso 200. Così resta anche più silenziosa ed è sufficiente, funziona bene. Invece, per queste ventole qua, allora ho notato che iniziano a girare intorno al 35%. Quindi, personalmente sulla C5, che lo uso già da 2 anni, per ABS lo imposto a 40. Quindi si accendono bene e danno proprio una leggera brezza. Mentre per il PLA lo uso a 70%. E va più che bene. Fa una bella aria, per cui anche se avete oggetti che finiscono a punta, ve li fa bene. E al 70% non sono neanche molto rumorose. Comunque, questi valori possono cambiare leggermente a seconda del firmware che montate, che quindi cambia come vi manda gli impulsi. Però indicativamente si sta intorno 35-40% per l'accensione e il livello minimo, e poi starete intorno al 70-75% per i casi, per il PLA, i casi difficili. Un altro aspetto importante che questo gruppo, non so come chiamarlo, supporto estrusore vi dà, è che con questo tipo di fissaggio e l'elasticità della plastica, voi potete fare una piccola correzione della planarità del nozzle rispetto al piano. Questo per ottenere il massimo della qualità di stampa. Allora, uno dei problemi che molti hanno sono le superfici che vengono magari ruvide, rigate. Quello dipende dal fatto che il nozzle non è perfettamente dritto e quindi è leggermente storto, e a seconda di come si muove crea le righe. Per cui di solito cosa accade? Che quando riempie in un verso sembra che sia tutto liscio,
quando riempie nel verso opposto viene tutto rigato. Un altro dei difetti è quello sulle pareti. Ora, siccome è una delle cose che sistemo subito all'inizio, non ho dei pezzi, ho trovato solo questo pezzo qua dove farvi vedere. Vediamo se riesco. Ci provo. Allora, vedete che ci sono delle linee trasversali. Allora, questi sono i cambi di direzione dell'estrusore. Cioè, per un po' fa il pezzo girando così e dopo magari cambia e gira in senso contrario. Allora, se il nozzle non è ben piatto, quando cambia direzione vi crea questo tipo di difetto. Qui non riesco a farvelo. Qua è dove si vede meglio. Qui, capito, ha fatto 5 layer in un verso, poi ha fatto 5 layer nel verso opposto. Ora, questa cosa qua si sente anche al tatto. Per cui è come se ci fosse un piccolo sfasamento di livello, che però è dovuta al nozzle. Allora, se voi ci pensate, allora, se la testina, devo farvelo qua, allora, così, questo è il piano. Se la testina è dritta, sia che va in un verso o nell'altro, deposita il filo di plastica in maniera uniforme. Se la testina è storta, quando va così te lo deposita bene, quando va all'incontrario va contro l'uscita della plastica e quindi tende a slargarla fuori. Quindi, quando è storto così, vi fa un filo trascinato tendenzialmente buono. Poi, quando va così, immaginiamo che costruiamo un quadrato, un cubo. Questa è la testina. Quindi, quando va così, la mette bene. Quando va così, la spinge in dentro. Quindi avrete il muro che va in dentro. Quando va così, la spinge fuori e avrete una parete che va in fuori. Quando va così, la spinge ancora in fuori e poi si ripete. Nel momento che va all'incontrario, la parete che spinge in fuori è questa qua, non più questa, mentre questa qua la fa bene. Allora, per avere una buona finitura di stampa, anche, cioè, una buona finitura di stampa, la testina deve essere il più piatto possibile. Allora potete fare stampe così, queste sono stampate a 0,2, quindi vedete la rigatura della stampa, però è una rigatura uniforme, non ci sono questi continui leggeri traslamenti. E niente. Allora, voi quando fissate l'estrusore, avvitate le viti fino che in maniera uniforme e le stringete giusto perché non si muova. Una volta che lo montate, iniziate a stampare. Vi dovete mettere una luce dietro alla stampante in maniera da poter guardare di taglio quando fa le superfici e cercare di capire in che verso è storta la testina. Perché
Quella è la parte più difficile, anch'io ci metto un po', bisogna ragionarci sopra, insomma. E dopo voi appoggiate, adesso non c'ho la brugola, appoggiate qua la brugola e tirando queste viti date una correzione all'angolatura dell'estrusore. Si tratta di correzioni minime, cioè io faccio dei movimenti di un sesto di giro, capito? Tac, e poi guardo e vedo come si comporta, poi magari stringo dall'altro lato e controllo per vedere come si comporta. E niente, diciamo che appoggiando la brugola all'interno della vite, voi seguite il movimento della stampante in maniera leggera e poi gli date una piccola stretta e vedete, cercate così piano piano, non so, io vi dico che mi ci vogliono 5-6 stampe prima di riuscire a trovare una buona planarità. E c'ho già un certo grado di esperienza, per cui abbiate pazienza, riflettete sull'angolatura e come la plastica viene buttata fuori per cercare di capire dove tirare. E stop. Una volta che avete le superfici che sono lisce, sia che le stampe in un verso o che nell'altro, tendenzialmente siete a posto anche da un punto di vista dei perimetri. Ora, siccome sicuramente poi mi chiederanno una piccola precisazione, allora, entrambe le versioni funzionano bene uguali. Allora, questa versione è stata creata per le stampanti chiuse, quindi quelle a bed fisso, mentre per le stampanti aperte, quelle che io chiamo a ghigliottina, questa versione secondo me è ancora quella più pratica da un punto di vista di utilizzo. Perché vi aprite o chiudete l'aria a seconda del bisogno, senza dover andare nel menu ad attivarla, eccetera, oppure, capito, l'accendete solo in punti particolari se state facendo delle stampe particolari e lo fate al volo manualmente. Per cui, da un punto di vista di utilizzo pratico, lo preferisco. Nelle stampanti chiuse come la NET o la C5, diventa problematico. Quando hai tutto chiuso, andare apri e chiudi le alette. Per questo motivo è nata questa versione. Per cui, cioè, a seconda della vostra stampante può essere meglio questa piuttosto che questa. A voi la scelta. Questo è tutto. Buona stampa. Ciao, al prossimo video.